Allora, siamo al Parco Moretti di Udine con il paleontologo e ispettore onorario per la soprintendenza alle belle arti, semplifico, Fabio Marco Dalla Vecchia, che ci illustra una cosa per noi inusuale, cioè dentro queste lastre ci sono dei fossili. È così, professore? Sì, ci sono dei fossili di organismi marini vissuti al tempo dei dinosauri, possiamo dire, e che sono conservati sulla superficie delle lastre, come in questo caso qua. Esempio, questo professore, che cos'è? Questo è il riempimento di una conchiglia di un animale marino, di un ammonite. Le ammonite erano delle specie di seppie che vivevano all'interno di conchiglie spiralate. Quello che rimane qui è il riempimento della conchiglia. La conchiglia vera e propria si è dissolta ed è rimasto il fango pietrificato che riempiva la conchiglia. Queste lastre di roccia non vengono dal Friuli, probabilmente vengono dal Veronese, sono molto utilizzate nella zona di Verona per pavimentare. Anche i fossili che si trovano all'interno di queste rocce, come questo, che probabilmente è un altro tipo di organismo chiamato brachiopode, sono degli animali bivalvi che vivono tuttora nei mari, ma sono molto meno comuni di quanto fossero al tempo dei dinosauri. E dicevamo prima, cioè nelle cave, quando prelevano queste lastre o comunque nelle varie fasi di lavorazioni, non c'è un controllo perché paradossalmente in queste lastre potrebbero finire anche dei reperti scientificamente importanti. Sì, questo è capitato nella zona dei Lessini, dei Monti Lessini Veronesi, dove sono stati trovati degli squali, completi, articolati, e anche resti di rettili marini di circa 70 milioni di anni fa, 70-80 milioni di anni fa. E ovviamente i cavatori non hanno nessun interesse neanche a segnalare, perché Certo. così come sono le leggi. E se segnalano una cosa del genere è possibile che gli blocchino la cava e quindi c'è un danno economico per loro. Ecco, qui abbiamo un'altra, cos'è, Un'altra un'altra monite? ammonite, metà è tagliata, praticamente questo è il giro, è a spirale, una conchiglia spiralata. E questo è un esemplare di grandi dimensioni, ma ce ne sono anche di più grandi, di 50 centimetri di diametro, grandi così anche talvolta. Ecco, questa perché è E interessante? questo si vede che è un'altra specie di ammonite rispetto a quella di prima, perché si vede che la conchiglia spiralata presenta delle coste grosse. Senta, possiamo lanciare un appello da qui, dal Parco Moretti, proprio in mezzo a questi fossili, dove insomma noi camminiamo sopra senza accorgercene. Possiamo lanciare un appello alla regione per, non so, suggerire una maggior forma di tutela? Sì, a tutti gli enti preposti, Sì. fondamentalmente in primis la regione, ma anche in questo caso al comune e ai vari comuni, perché i fossili in Friuli sono Certo. distribuiti su gran parte del territorio e se non sono i fossili, magari sono delle emergenze geologiche, sono dei siti geologici che possono avere una certa importanza e che andrebbero valorizzati a livello comunale. Boh, Anche per far sapere alla gente qualcosa sul territorio su cui vive.